Dispersa tutte le unità. Rapina in corso. Dei ladri si sono introdotti all'interno del museo. Chiedo rinforzi. Ricevuto, capitano. Avanti, Duck, muoviamoci. Calma, Callahan. Quei criminali non ci sfuggiranno. Bene, se risolviamo tutto in fretta, non mi perderò la gara di rollerball. Questo biglietto in tribuna centrale mi è costato un occhio. Allora, se è così, non mi sembra il caso di perdere anche la faccia, vero? Tieniti! Oh! Ehi, dov'è il mio biglietto? Oh, no, in un tombino! Scusami tanto, Callahan, te ne acquisterò un altro. Scordatelo, Tackleberry, questa è la gara del secolo e le prenotazioni sono chiuse da mesi. Guardala da un altro punto di vista. Avremo tutta la serata per catturare quei banditi. Non resterò ad aspettarli un minuto di più, quegli imbecilli. Me la caverò da solo, come il solito del resto. È il capitano Harris che parla. Venite fuori con le mani in alto. Oh, come vuole lei, signore. E tu, Proctor, cosa diavolo c'entri? Stavo parlando a quei tipi dentro al museo. Stavo scherzando. Allora vi decidete ad uscire? Guardi, signore, sono i ladri ed hanno raffato un bel po' di roba nel museo. Ah, è vietato pattinare nei luoghi pubblici! Per caso è anche vietato ruzzolare nei luoghi pubblici? Tutto a posto, signore! Ehi, chi ha spento la luce? Qualcuno ha preso il numero della targa. Ha chiesto rinforzi, capitano. Ormai avevo praticamente catturato quei furfanti mascherati e voi me li avete fatti scappare. Acciuffateli! Mangeranno la mia polvere. Questa è una strada senza uscita, li abbiamo in pugno. Fermi! Fate i furbi e non avrete il tempo di pentirvene! È venuto il momento di passare al piano Z. Ci avete intrappolati, agenti! Ci arrendiamo! Ecco, questo vuol dire farseli scappare sotto al naso. Saremo dall'altra parte della città prima che abbiano fatto manovra! Alt, stop, fine del ballo in maschera, gaglioffi! Se non ti spiace, preferiamo fare ancora 4 salti, sbirro! Già non sopporto i ladri, quegli acrobati poi li detesto! Presto, si sono infilati in quel vicolo! L'auto di qui non passa e a piedi non li raggiungeremo mai! Non voglio pensare alla reazione di Harris quando glielo diremo. Babbioni, buoni a nulla, idioti! Avevo la situazione sotto controllo prima che voi zucconi mi metteste il bastone fra le ruote! Se non facciamo qualcosa andrà avanti così tutta la sera e allora addio ladri. Questo gli farà perdere il filo. Qui è capitano Harris, che cosa desidera? Hai agganciato. La gente ha proprio tempo da perdere. Allora, dove eravamo rimasti? Ci stava illustrando il suo piano per acciuffare i banditi a rotelle, signore. Davvero? Certo, ed era un brillante esempio di intelligenza e furbizia abbinate all'azione. Ne sono sicuro, Mahoney. Non per niente sono il vostro capitano. E qual era il mio piano? Visto che sono pattinatori esperti, ci suggeriva di andare alla gara di rollerball ad indagare. Un piano ingegnoso, signore. Sì. Un piano ingegnoso, Mahoney, così nonostante tutto potrò assistere alla gara. Le tigri randagie contro le valanghe arrabbiate. Wow, ho sentito parlare delle valanghe arrabbiate. Già, è di sicuro la squadra più cattiva, violenta e aggressiva che partecipa a questo campionato. Wow, sento che sto per innamorarmi. A te sembra lo stesso modo di pattinare. Ma come si fa a dirlo? Pronta, Bubbles? Sì, pronta, regina? Pronta! E allora andiamo! Per chi fai il tifo, Zed? Per la più bella, Big Mary! I miei popcorn! Mancare un po' di sale. Regina! Regina Kokoski! Zucchero! Zucchero Callahan! Eh? Zucchero?
Che piacere! È dai tempi della scuola che non ci vediamo! Regina! Ma dove diavolo credi di essere? Stiamo disputando una gara di rollerball! Oh, eccomi! Scusa, Big Mary! Passo a trovarti alla fine della gara! Una vecchia amica, Callahan? Era la mia migliore amica. Allora potrebbe presentarmi Big Mary? Ma che? Quel bisonte! Già, trovo che abbia un'incredibile carica di sex appeal. È un sogno, non è vero? Ricorda che siamo qui per investigare su quei banditi a rotelle. Non preoccuparti, Maoni. Sono certa che se Regina sa qualcosa, sarà lieta di darci tutte le informazioni che ci servono. Cosa vuoi? Sono una vecchia amica di Regina e vorrei... Alza i tacchi, Guercia! Siamo in riunione! Davvero una donna piacevole. Piacevole? È perfetta! Cosa vogliono quegli sbirri da te? Niente! Io e la donna andavamo alla stessa scuola! Falli smammare! Ehi, zucchero! Ehi, Regina! Ciao, Big Mary! Verresti con me domani sera a vedere un incontro di Cash? Ho da fare, carota! Adesso so che mi ama! Pensavo che potremmo cenare insieme e ricordare i vecchi tempi e... Non posso! Stiamo studiando la tattica per la prossima gara! Forse un'altra volta, Callahan! Taglia corto! La squadra aspetta! Non capisco. Questa non è certo la Regina Kokoski che conoscevo. Ok, ecco il vostro obiettivo. Quelle borse di diamanti sono dirette alla fabbrica di anelli di fidanzamento. Non fare errori se vuoi entrare a far parte della banda. Non hai di che preoccuparti! Passerò questo esame a pieni voti! Adesso chiamo la polizia. Emergenza, qui è il furgone blindato numero 37. Siamo stati rapinati dai banditi a rotelle. Bene, questa volta li inchiodiamo. Hai detto qualcosa, Tackleberry? Tieniti forte, Callahan, i banditi a rotelle hanno colpito ancora. Oh. Sono gli sbirri, dividiamoci, appuntamento alla base. Eccone la 1. Gli taglierò la strada. Quello non è certo un dilettante! Oh, no! Hai visto il salto mortale che ha fatto da quel pennone alla finestra? Beh, non ha certo tutte le rotelle a posto. A scuola l'ho vista allenarsi 1000 volte per quel salto. Non posso sbagliarmi. È la mia migliore amica, Regina Kokoski. La mia ex migliore amica. Non posso crederci. La mia migliore amica si è trasformata in una pazza criminale. Sbagliato, Callahan. Quella è una super criminale. Mi dispiace, ma Tak ha ragione. Quei banditi hanno fatto colpi per milioni di dollari. Eppure non ha alcun senso. Da piccole io e Regina avevamo due sogni. Volevamo diventare stelle del pattinaggio o poliziotte. Il suo sogno in parte si è avverato. Già, e coi pattini si fa presto a fare uno scivolone. Io odio quei cosi. Ti capisco bene, Ux. Se Madre Natura ci voleva coi pattini ai piedi, ci avrebbe messo le rotelle, non le dita. È un peccato che la pensiate così, perché siete gli unici che potete farlo. Fare cosa? Taradaran, tu e Switchak vi infiltrerete fra le valanghe arrabbiate. Cosa? Siete gli unici due agenti che Big Mary e Regina non hanno visto. Oh no, Maoni, mai e poi mai mi metterò quegli affari ai piedi. Né mi vestirò da donna. Volevo dire... Wow! Ancora una volta, Switchak. Ho solo 4 ore per trasformare te e Ux in campionesse di rollerball. Come faccio a far capire a queste cose che ti voglio fermare? Presto, spostati da quel palo! No, è mio! Cercati un altro palo! Oh, stai attento! Ehi, questo volo era degno del campionato di rollerball. Oh, grazie. Questa tienila a mente, la voglio scritta sulla tomba. Beh, dai, ragazzi, lo so che è dura, ma l'intera faccenda dipende da voi. Risparmia il fiato, non attacca. Rinunciamo. E Callahan, allora, detesta l'idea di incastrare Regina, ma comunque farà il suo dovere fino in fondo. Ci hai convinti, Mahoney? Già, ma prima vorrei salutare i parenti.
Che bella vista, Big Mary! Ora che siamo qui, possiamo unirci alla tua squadra? Lasciate perdere il panorama e pattinate! Questa prova mi serve per distinguere i veri pattinatori dai guitti! Sì, sono d'accordo! Ecco perché ci siamo allenate su questo percorso! Non è forse vero, Sweet Charlene? Già, siamo state davvero formidabili! Adesso torniamo al palazzetto, così ti raccontiamo con calma com'è andata! Volete far parte della mia squadra o no? Avevamo giurato che avremmo fatto qualsiasi cosa per entrare nelle valanghe arrabbiate! Allora dateci dentro! O la va o la spacca! Se Maoni fosse qui avrei un paio di cosette da chiedergli! Già, tipo dove sono i paracadute? Finalmente, coi piedi per terra! Non cantare vittoria, guarda! Come si fa a frenare? Non lo so, abbiamo saltato quella lezione. Aiuto! No! Bell'atterraggio. E dato che siete ancora vive, farete parte della squadra. Non muoverti, Sweet Chuck. Basta così. Dobbiamo cercare delle prove prima che torni Big Mary. Già, se ci becca è capace di ridurci in polpette. Tu controlla quegli armadietti, io guardo questi. Non so se la proprietaria sia una dei ladri che cerchiamo, ma è il caso di dire che ha dei gusti criminali. Sweet Chuck, guarda qui! Wow, sembrerebbe il costume dei banditi a rotelle. Già, questo prova che sono le pattinatrici di Big Mary a compiere le rapine. Dobbiamo avvisare subito Maoni. Ma Maoni, mi senti? Sono Ux. Forte e chiaro, Ux. Che novità ci sono? Siamo entrati nella squadra e abbiamo scoperto... Sta arrivando qualcuno, nascondiamoci! Emergenza in corso! Ci sentiamo dopo! Presto, qui dentro! A quanto pare Big Mary ha progettato un altro colpo! Sì, è per questo pomeriggio, alla mostra d'arte internazionale! Ma Big Mary non c'entra, è una mia idea! Hai detto qualcosa, Bubbles? No, e tu? Viene da lì dentro. Salute. Grazie. Cosa stavate facendo lì dentro? Le unghie. I boccoli. Io invece ho la netta impressione che stavate origliando. Non corriamo rischi, portiamole da Big Mary. Ne va bene, sì, lo ammettiamo. Davvero? Sì, stavamo origliando. Detesto chi origlia quasi quanto detesto gli sbirri. Sai, stavamo origliando perché vorremmo unirci alla tua banda. Vai avanti! Sappiamo che cosa c'è in ballo e vogliamo essere della partita. Noi possiamo aiutarvi. Potrei avere bisogno di aiuto per il colpo alla mostra. Io invece non credo a queste due, perquisitele. Ferme! Qui gli ordini li do esclusivamente io, perquisitele. Che solletico. Guarda Big Mary, un walkie-talkie. Un walkie-talkie della polizia. Siete degli sbirri travestiti. Come farei senza di te, regina? Ora ho la certezza che sei una di noi. Grazie, Big Mary. Dopo il colpo ti farò vedere dove teniamo il resto del malloppo. Ora prenditi cura di questi vermi. Ecco, così dovrebbe bastare. La tua vecchia amica Callahan non sarà certo contenta quando lo saprà. Abbiamo fatto scelte diverse. Va bene, ma è ancora in tempo a cambiare, signorina Kokoski. E potrebbe cominciare con lasciarci andare. Sciupando il più grande colpo della mia carriera, puoi scordartelo. Sei pronta, regina? Sì, pronta, Big Mary. Te l'immagini averla come migliore amica? Povera agente Callahan! Senti, scendi giù dal pero, Sweet Charlene! Poveri noi! Sono due unghie, House e Sweet Chuck non si fanno vivi! Sento puzza di guai! Io sento puzza di schifezze! Lo sapete che un panino con formaggio e aglio calma i nervi? Non ha alcun senso preoccuparci stando con le mani in mano. Dobbiamo pur fare qualcosa. Hai ragione, Callahan. Andiamo subito al palazzetto dello sport a controllare. Maoni, un 3-7 in corso. Dove? Alla mostra d'arte internazionale. La solita banda dei pattini.
Dividiamoci. Callahan, Take e Aitawa, voi andate al palazzetto. Tutti gli altri di servizio vengano con me. No, fermi, vi prego. Ci penso io. Callahan sembra un po' tesa. Già, questo caso la sta mettendo a dura prova. Ma io che c'entro? Siamo felici di rivedervi, amici. Ma perché abbiamo brutte notizie, agente Callahan? Ho già capito. La mia vecchia compagna di scuola fa parte della banda. Già, è stata lei a scoprirci e a legarci come salami. Questo poi non glielo perdonerò mai. Cerca di rilassarti. Prendi un giorno di ferie. Non se ne parla. Ho un lavoretto in sospeso. Professore, qui è l'agente Callahan. Vediamoci alla mostra d'arte fra 5 minuti esatti. Ero qui che stavo aspettando la sua chiamata, agente. A fra poco. Di che cosa si tratta? Di un'idea per acchiappare quei lestofanti usando le loro stesse armi. Credo che siamo nei guai, Mauli. Sono troppo veloci per noi. E forse le potremmo gabbare con uno dei tuoi rumori. Non posso. Non ho più fiato. Smettetegli scappare! Così non vale! Hai ragione, piedi piatti! Abbiamo cambiato idea! Lasciatemi giù! Sbagliato! Ti lasciamo su! Hi-hop! Ha portato la nostra invenzione. Sì, agente, ma purtroppo non ho avuto il tempo di provarla. Wow! Sembrano pattini e rotelli a reazione. Sì, mi ha dato lo spunto l'agente Callahan. Con questi daremo del filo da torcere alla banda. Vediamo se funzionano. Non stateli impalati, infilateli. È stato proprio facile, facile. Abbiamo seminato quegli sbirri. Non ancora, Big Mary. L'incontro è appena all'inizio. Pronto, Aitawa? Lancia! Aia! Immagino che significhi che ti arrendi. Mollate il bottino e pensate a svignarvela, ragazze! È un peccato che la nostra amicizia sia finita così. Esatto, regina, perché adesso vi sbatto dentro. Prima ci devi prendere, zucchero! Seguiamole! Oh, è una trappola! Non devo perdere tempo! Vediamo come risponderà alla mia mossa. Tu hai ridotto così la mia amica. Ora vedrai come ti riduco io. Oh, oh no! Ecco perché i dilettanti non dovrebbero mai strafare. Io non ce la faccio. Tu hai sempre avuto la tendenza a metterti nei guai. Regina, ma da dove sei salita? Non è il momento di fare domande. Big Mary sta scappando e dobbiamo acciuffarla. Ma io non capisco, regina. Credevo che tu la stessi aiutando a scappare. All'FBI non me lo perdonerebbero mai. Vuoi dire che tu sei dell'FBI? Perché no? Una volta volevamo diventare stelle del pattinaggio o poliziotte, no? È la notizia più bella che tu potessi darmi. Anzi, dovrò chiedere scusa a Ux e a Switchak. Per come li hai trattati, forse? Certo, dovevo fare colpo su Big Mary perché mi svelasse dove tiene nascosto tutto il bottino. Bene, allora è il momento. Te lo ricordi l'esercizio a due, Kokovsky Callahan? Puoi scommetterci. Pronti? A posto, via! Ehi! Grazie, Callahan. Il caso è finalmente chiuso. È da quando eravamo bambine che non sono così felice. Sono felice che qualcuno sia felice, ma io non troverò più una colombella come Big Mary.